Siamo al convento di Monte Carlo, nel comune di San Giovanni Valdarno. È qui che inizia la storia di uno dei massacri più atroci della Seconda Guerra Mondiale, quello del comune di Cavriglia fra il 4 e l'11 luglio 1944, quando vennero uccisi dai soldati tedeschi delle truppe della Hermann Göring 192 civili fra i 14 e i 92 anni. Mi resi conto che lì la cosa era molto grave, perché il parroco mi disse: fra poco saremo tutti in paradiso. Così cammina, per questa sera San Giovanni è seduto, sento un urlo corale, ma più solo qualche urlo solo, e poi un urlo di 70 persone. E poi quella metà dice: non finiva mai. Quando poi arrivò la mamma con la mia nonna all'Aia Melani, ebbe questa espressione: sembravano una barca di legni bruciati. Si partì e lei per questa stradina disse: Emilio, tu sei figliolo maggiore, tu devi vedere perché tu devi ricordare.